Ciao artisti, questa settimana vogliamo parlarvi degli inchiostri gialli più venduti nel mondo del tatuaggio. Nello scorso video abbiamo parlato dei pigmenti rossi più venduti e abbiamo fatto una classifica. Se ve lo siete persi, non vi preoccupate, trovate il link in descrizione. Oggi invece vogliamo parlarvi degli inchiostri gialli e delle loro particolarità. Ma con quale criterio scegliere il giallo da acquistare e da utilizzare? Come abbiamo già visto nel video precedente, scegliere la giusta tonalità è molto soggettivo e personale. Alcune volte troviamo il giusto prodotto solo dopo tante ricerche e prove. Altre volte invece ci accontentiamo, ma non siamo mai del tutto soddisfatti. Ed il giallo si sa che è un colore molto particolare. A differenza di altri colori più forti e duraturi, ci potrebbe essere il rischio di una sua sbiaditura molto più veloce. E il suo risultato visivo dipende, tra le tante cose, dal tono e dal sottotono della pelle del cliente. Più la pelle è ricca di melanina, più il colore rischia di perdere brillantezza. Ed anche questo influisce sulla sua scelta. Ma che lo abbiate già trovato, oppure no, o che vogliate scoprire qualcosa in più sui gialli più venduti nel mercato del tatuaggio, noi abbiamo pronta la classifica per voi. E questa è la classifica dei gialli più richiesti. Settima posizione, Atomic Yellow, Fusion Ink. Giallo medio, luminoso e brillante. Contiene pigmento giallo organico e bianco inorganico. Ha un altissimo quantitativo di pigmento, consistente ed adatto per il color packing, vegan friendly. Sesta posizione, Michelangelo Yellow, World Famous Ink. Golden Yellow vicino all'ocra. Contiene pigmento giallo 83 organico e bianco inorganico. Super durevolezza su pelle, super concentrazione del pigmento e super ink flow. Vegan friendly. Quinta posizione, Golden Yellow, Intense Ink. Giallo dorato caldo, contiene pigmento giallo 65 organico e bianco inorganico. Entra nella pelle con morbidezza e guarisce perfettamente. Consigliato per le sfumature di marrone più tenui. Quarta posizione, Eldorado Solid Ink, giallo dorato pieno e profondo. Contiene pigmento giallo 194 e arancio 16 organici. Versione preferita tra il Golden Yellow per il traditional e il giapponese. Facile da usare, ottimo per la saturazione. Vegan friendly. Ed infine, sul podio, terza posizione, Lighting Yellow, Eternal Ink, giallo medio vivace caldo. Contiene pigmento giallo 74 organico e bianco inorganico. Brillante e forte, attira l'attenzione sul tatuaggio, ottimo per i dettagli e campiture. Non contiene glicerolo, vegan friendly. Seconda posizione, Bubble Bee Yellow, Eternal Ink. Giallo medio chiaro acceso, contiene pigmento giallo 14 organico e bianco inorganico. Colore duraturo con tonalità e più adatto alle sfumature. Non contiene glicerolo, vegan friendly. Ed in cima alla classifica troviamo il fantastico ed apprezzato Great Wall Yellow, World Famous Ink. Giallo medio intenso, contiene pigmento giallo 14 organico puro, pieno, avvolgente e contiene realmente solo giallo. Vola su pelle e promette un risultato d'impatto, vegan friendly. Per acquistare tutti questi fantastici inchiostri basta andare su bodysupply.com o cliccare il link in descrizione. Se hai ancora delle domande o vuoi dirci cosa ne pensi di questa classifica, faccelo sapere qui in basso nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube di Professional Body Supply per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità del mondo tattoo. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao artisti!